Tra politica, cultura, cibo e spettacolo, la festa regionale di Con continua. Manfredonia in questi giorni è l'epicentro pugliese della politica, dove si discute di temi importanti per il rilancio del territorio. Il plauso dell'assessore alle attività produttive della Regione Puglia, Alessandro Dellinoci. Innanzitutto una bella iniziativa, iniziativa che parte dal basso, e l'obiettivo di Con è quello di provare ad aggregare le forze civiche territoriali, provando a costruire una casa comune, come ha detto il presidente Emiliano. Stiamo provando in ogni angolo di questo territorio a raccogliere, ad aggregare, a coinvolgere le forze fresche, le forze che danno un contributo poi amministrativo anche ai territori, provando a costruire una mappa anche valoriale su cui lavoreremo verso settembre, per poi arrivare alla costituente ottobre. Ci crediamo molto, provando a dare una spinta forte, innovativa a tematiche importanti come quella che affrontiamo nel dibattito di oggi, che è quella del recovery plan, come forze nuove anche politiche, come forze civiche possono dare un impulso progettuale, e questa è la sfida su cui andiamo la Puglia verso il futuro. Sul palco di Gente di Mare si è parlato del recovery fund tra sviluppo e coesione economico-sociale. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Noi ci dobbiamo aspettare un coinvolgimento del territorio. Io la cosa che spero vivamente è che riusciamo a costruire una grande capacità progettuale tale da negoziare importanti risorse. In questo momento non c'è un problema di risorse, perché ce ne sono tantissime, c'è un problema di progettualità che abbiano un vero impatto, e quindi dobbiamo lavorare a questo. Costruire una nuova classe dirigente che sia nella politica, ma sia anche nei tecnici e in tutti coloro che vogliono dare un contributo allo sviluppo della Puglia. Dellinoci ha poi suggerito come far rinascere Manfredonia, che a breve sarà chiamata alle urne. Io sono venuto qui 2 mesi fa, ho visto una grande capacità industriale, un porto strategico, e che è uno dei principali porti, e in ottica delle ZES deve costruire un nuovo piano industriale di rilancio che renda attrattiva non solo il recupero rispetto a tutto il patrimonio esistente, penso al grande ponte sul mare che avete, ma la grande capacità dell'area industriale di essere il vero polo industriale per le zone economiche speciali dell'intera provincia di Foggia. Con l'assessore regionale allo sviluppo economico, anche l'europarlamentare Mario Furore e il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone. Da dove bisogna ripartire qui? Sicuramente dalla consapevolezza che avremo un vero e proprio, io lo definisco, piano Marshall da parte dell'Europa, tra soldi del recovery, fondi sociali della coesione e i fondi a gestione diretta. La partita che abbiamo in questo settennale è davvero importante, le amministrazioni devono farsi trovare pronte, devono saper spendere. Rispetto a, per esempio, alle polemiche che ci sono se al sud arriveranno pochi o tanti soldi, ecco, i soldi impariamo prima a spenderli. Io penso che ci sia molto da fare, innanzitutto bisogna creare una classe dirigente nuova, perché quella che ci ha lasciato questa situazione critica non ha dato un buon segno di saper amministrare, di saper governare, quindi dovremmo ripartire, non dico da zero, ma quasi. Ecco, per quanto concerne i tanti finanziamenti che sono previsti dal recovery al PNRR, quali sono i progetti che questa provincia deve mettere in atto? Io penso, almeno per quello che mi riguarda, ma penso che riguardi tutta la provincia, bisogna dare molto spazio alla cultura, quindi al recupero dei nostri beni archeologici, dei nostri monumenti artistici, cosa che penso che sia stata fino adesso trascurata. Invece questa è la nostra ricchezza, la dobbiamo valorizzare, custodire e rendere fruibile a tutti quanti.